Buongiorno. Stavo parlando io, tu non c'entri, io sono l'autore, ricordati, vai dopo. Tu via! Ciao bambini, mi conoscete? Sì! Avete sentito la mia storia? Sì! Questi li conoscete? Sì! Bravi, bravi! Allora, io sto cercando un fiocco di neve. L'avete visto? Sì! Lui ha detto sì! Dove sta? Qua dentro! Qua dentro! Ah, è simile! È chiatto, grasso grasso, è grassissimo! Però ci sono quelli grassi, quelli magri, tutti i fiocco di neve sono belli, lo sapete? Sì! Sì, sì, è vero, uguale, devo dire che sono stati bravissimi. Allora, bambini, quindi voi però, quello umano in carne e ossa, non l'avete visto? No! Sì! Che sì! E come l'hai visto? Io lo sto cercando! Ho capito, vabbè, sta sempre là! Io lo cercavo vero, come lei, vedi, vero? Vabbè. Chi sei tu? Per me, Cinta Maria, vieni qua. Posso farti qualche domanda così? Sì, ma tu chi sei? Come chi sono? Sono lo scrittore libro, vedi, Mario della Sala. Sono colui che ti ha creato. Ah, mi ha creato! A me, mi ha portato la cicogna! Ma quale cicogna? Sono io che con la mia immaginazione ti ho dato la vita, sono una specie di tuo papà. Che cosa? Tu? Una specie di papà? Il mio papà è bello, tu sei brutto. Vero? Il mio papà ha un sacco di capelli, tu invece è proprio... Guarda che così come ti ho creato ti distruggo. Bambini, mi vuole distruggere. Questo è pazzo. Vabbè, vieni qua, lasciamo stare queste nostre... Vediamo che vuole dire questo, assecondiamolo. Adesso io ti faccio qualche domanda, sì? Così i bambini possono, insomma, che hanno già letto il libro, possono, insomma, sapere le tue impressioni, insomma, no? Che bello questo! Wow! E io non lo so. Come è stato interagire con il fiocco di neve? Interagire. Che vuol dire? Che cos'è? Vuol dire parlare, avere a che fare, insomma, stare. Ma lo potevi dire subito invece di inventare parole che non esistono? Tu l'italiano non lo conosci proprio. Ma io non. Ma se sono uno scrittore, che dici? Per favore, scrittore, ma stai zitto. Vabbè, a parte questi nostri litigi, insomma, parlami di fiocco di neve. Va bene, allora vuol dire come è stato, insomma, conoscerlo? Sì, come è stato. Mamma mia, questo. Allora, tu... Sì, parlare! Tu sai parlare? Bravo, dopo vieni qua e mi fai una domanda, prepartela. Allora, dunque, allora, dovete sapere, bambini, che Fiocco di Neve all'inizio era molto antipatico, perché era pigro, non voleva rispondere, mi trattava sempre male. Poi però lui si è affezionato a me e infatti, devo dire, lui mi ha abbracciato, mi ha voluto bene, però è stata una farcaccia. È vero, la signora lo sa, non mi voleva più sentire, mi trattava sempre male, diceva che, insomma, lo riempivo di chiacchiere, parlavo, però poi l'ho conquistato! Immagino che per lui non è stato facile avere a fare con te. No, poi lui si è affezionato, infatti a un certo punto mi ha chiesto: Ermenegilda Maria, portami sempre con te, mettimi nel frigorifero, così posso stare con te per sempre! Veramente! Sanno che i fiocchi di neve sono piccoli. No, era grande. Sì, vabbè, grande. Abbiamo capito. Grandissimo. E so, insomma, abbiamo capito. Era grande, ma dici qualcos'altro, che so, come era vestito. Ah, sì, allora, i fiocchi
brutto di dire, anche se non era bello, ha comunque salvato il Natale. Allora bambini, questo qua non ha capito niente. Lui dice che il fiocco di neve ha salvato il Natale. Quello se non era per me, Babbo Natale era sempre depresso, diciamolo, vero signora? Bravo! Oh, io ho stato grazie a me perché, perché fiocco di neve era piccolo, erano stati con... Ma dov'era lei? Dov'ero io? Alla stazione. Bravissimi, esattamente, infatti io aspettavo il treno, aspettavo il mio papà. Bravi. Non sei stata tu a salvare Natale, è solo fiocco di neve, lo dico io che l'ho scritto, quindi lo so. Sì, vabbè, tu allora non hai proprio capito niente, tu questo libro non lo conosci nemmeno, di la verità. Oh. Vabbè, allora, visto che mi tratti così male, non ti faccio più nessuna domanda. Se i bambini vogliono chiederti qualcosa, te la fa loro, io me ne vado. Allora facciamo così, me la vuoi chiedere adesso oppure dopo che leggiamo una parte, solo l'inizio della favola? E vieni qua. Allora, dici nome e poi fai la domanda. E prima di tutto c'è una cosa importante da fare. Saluta i miei amici, dai la mano, vai. Ciao amico, come ti chiami? Signor Ranocchio. E tu lo sai? Come ti chiami? Questo è io, l'asino, il mio folletto, questo è l'asino della neve e questo è Bibo il cagnolino. Ciao! Ecco qui, bravo, ok, allora vieni qui. Come ti chiami? Bene, bene, usiamo questo posto che ci fa il gioco. Chiama Giacomo i ratti! Perfetto, allora Giacomo, dimmi tu quello che ti vuoi chiedere. Ti voglio chiedere, perché non lo lasci in pace? Bravo! Bravissimo, ho capito tutto. Finalmente se ne va. No. È andata, voglio restare perché mi piacciono i disegni. Allora io non lo lascerò mai in pace. Io non lo lascerò mai in pace. Tanto voi la conoscete bene, no? Va bene? Facciamo così. Grazie, molto gentile. Allora, fate conto che siamo in questa stazione, che io sto addobbando per Natale, no? Con la neve, gli alberelli, perché non nevica più, la gente non crede nel Natale e allora io che invece sono una bambina e ho tanta speranza, la addobbo. Bene. Scusa bambina, sei l'ora? Bambina, scusa. Senti, bambina. La mamma mi ha detto di non parlare con gli sconosciuti, altrimenti quelli mi danno le caramelle trocate. La tua fiocco madre ha ragione, anche se si dice drogate. Sì, sì, trocate. Sì, vabbè, lasciamo stare. Allora, lascia che mi presenti. Sono Fiocco di Neve, numero 3777,47 milioni di miliardi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 28, 27, 4332, 8302, 1, 2, 3, 3, 4, 0, 0, 6, 7, 8, 8 milioni di miliardi, 6. Wow. È finito? Sì. Ma era nome e cognome? No, no, solo il nome. Oh no, questo va bene, va bene. Lo faccio una volta. Va bene, va bene. Sì, adesso scusami che c'ho un po' da fare, ma tu invece come ti chiami? Allora, io non posso parlare con gli sconosciuti, ma faccio una cosa. Glielo scrivo. Sì, bambina, ma ti ho chiesto il nome, non una poesia. Ah. E fammi vedere, Ermenegilda Maria, beh, lungo come nome. Vogliamo parlare del tuo? Beh, effettivamente hai ragione. Adesso ci siamo presentati, vuoi rispondere alle mie fiocco domande, giusto? Allora, un attimo faccio decidere ai bambini, lui dice che adesso che ci siamo presentati io posso rispondere. Rispondo? No! Sì, che ha fatto la domanda, allora guarda, ti do fiducia, va bene, te la do anche.
farti questa domanda. Sì, però niente caramelle, d'accordo? È una fiocco promessa. Come, come? È una fiocco promessa. Allora, fiocco promessa, spieghiamo perché parli così? Parlo così perché noi siamo fiocchi di neve e quindi davanti ad alcune parole umane noi aggiungiamo la parola fiocco. Oh, bambino, va bene, va bene. Bene, dai, sai che ore sono? Certo che so che ore sono. Forse non ci siamo capiti. Sapresti dirmi che ore sono? Sì, 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 lo so. Sono le 10. E posso sapere che ore sono? Certo, se vuoi. No, no, lo voglio, me lo vuoi dire? Adesso? E quando? Domani? No, no, domani non posso. Ho capito. Sto parlando con la bambina più rinfioccolata del mondo. Senti, cara, potresti dirmi adesso, cioè qui ora, in questo preciso momento, che ore sono? Ah, proprio adesso? Sì. E lo potevi dire subito, in questo momento, comunque sono le 10. Va bene, grazie. Senti, bambina, ma che stai facendo? Sto occupando questo posto, è sempre così triste. Sì, ma è una stazione. Ho capito, però è Natale. E allora? Allora, a Natale dovrebbe nevicare, invece non nevica più da tanto tempo. E allora che fai? La neve la metti tu? Certo, perché la neve, l'alberello, li metto io, perché le persone che scendono e salgono dai treni devono avere l'emozione nel cuore, devono avere la sensazione del Natale nel loro cuoricino. Che sdolcinata. Anche io. Siamo in una stazione. Io aspetto il mio papà. Il tuo fiocco papà? No, no, il mio papà. Sì, ho capito, il tuo fiocco papà. Ma il mio papà non ha un fiocco. No, Ah, sì, sì. Te l'ho già spiegato prima. È vero, il fatto di aggiungere le parole. Praticamente avete capito, bambini? I fiocchi di neve parlano così. Davanti a qualche parola ci mettono la parola fiocco prima. Quindi per dire casa loro dicono la mia fiocco casa. Avete capito? Sì. Come non è bello? Lui è un fiocco di neve, lui parla così. Non lo so, Almeno uno, insomma, probabilmente. Ok, ora ho fiocco capito. Ecco, brava. Ma allora perché aspetti qui il tuo fiocco papà? Perché lui fa il capo stazione. Ah, ecco, io invece sto aspettando un treno. Perché? E come? Perché? Perché aspetti il treno? Perché devo fare un viaggio. E perché devi viaggiare? Spero di trovare una fiocco persona. Chi? Sì, bambina, ma 5 minuti fatti due non te li fai, eh? No. Sei proprio insopportabile. Insopportabile? Sei cattiva! Dai, non fare così. Dai, smetti di piangere. Cattivo. Se smetti di piangere ti do una caramella. Vedi che mi vuoi dare la caramella, le caramelle drogate. Ancora con questa storia delle caramelle drogate. Era solo per fare la pace, dai, così. Hai ragione, insomma, sono stato forse un po' brusco. Che vuol dire bruscio? Ma non bruscio, brusco. E brusco vuol dire scortese. Che vuol dire scortese? Senti, bambini, ma tu a scuola ci vai? Sì, sì, e io sono pure la prima della classe. Infatti, sono loro che vogliono sapere. Ma loro chi? Sono i miei amici. Sì, 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 e che li presento con una canzoncina. C'è Pippo il cagnolino scappato dal canile, adesso il mio Peppino sta bene qui con me. C'è l'astro della neve dal polo nord mi viene e porta i regalini ai grandi e più piccini. C'è poi il signor Ranocchio, lui canta, balla e salta, e poi io folletto dal cuore furbo e schietto. Loro sono miei amici e sono tanto carini, non sono mai da sola, parliamo tutti insieme. Loro sono miei amici, se vuoi sono anche i tuoi. No. Le anime insensibili non possono capire, sono tristi anche cattive, eppure soli e fredde. Ma io che posso fare? Continuare a giocare. Guarda! Un applauso. Allora, noi adesso ci fermiamo qua, anche perché, insomma, la favola l'avete letta, qualcuno che magari non l'ha ancora letta, gli svegliamo il finale, non va bene, però adesso iniziamo.
voi. Cioè, voi potete venire qua, dite il nome, conoscete i miei amici e poi fate la domanda.